Apparirà lì la scritta, secondo me. No. Egli è colui che egli. E io prendo tanto per il culo Sabaku col binocolo, ma alla fine. Va che naso. Va che naso, Dio buono. Dio buono, va che naso. Raga, è Gwyn. È Gwyn. Io l'ho già fatta questa cosa. Chill, bro. Che io mi ricordo che qua c'era Gwendolyn Dinder. Devi mettere gli anelli per diventare suo figlio? Leone ammazza cavaliere, occhio malvagio, farron, flin, anello, anello, pietra, spada. È scontato, vero? Bro, è esattamente dove affronti Gwendolyn Gwendolyn, quella là. Oh, quella. È lo stesso posto, quella che lei ti trattiene maledetta per sempre. Saranno... Qui c'è la nebbia. Sarà tipo... Vestaglia d'altri tempi. Bro, è quella di lei. Lui, loro, non ho mai capito. Elmo di ottone, armatura di ottone. Dov'è? Ah no! È la guardiana del fuoco! Quella che ti guarda così. Quella che quando arrivi a Dark Souls. Sì, a Dark Souls. Quando arrivi a Dark Souls, bro. Quando arrivi ad Anor Londo, lei è lì che ti guarda. Poi dopo che uccidi la figlia degli dei. Uno dei tre figli di quell'altro. Due o tre, non ho mai capito quanti sono. Ti attacca e ti spacca il culo. Il profilo di un'armatura è quasi femminile. Per forza! E la domanda è... E oltre al fanservice, che cosa serve? Adesso ho capito perché la gente dice... Qua c'era una tomba. Qua c'era la tomba di Gwyn. Beh, non può essere un...
Ma vada via il cu. Gwendolyn, la luna oscura. Ma che cosa può fare l'altro sesso che io non posso fare? Sappiamo tutti, se fossimo delle donne, parlo per gli uomini in chat, ti palperesti le tette, giusto per vedere come cosa si prova. E perché no? Basta. Gwendolyn fu cresciuto come una figlia grazie a un'aura lunare. Si dice si comportasse come una dea imbronciata e permalosa. Quindi Gwendolyn fu cresciuto come una figlia. Quindi è un lui cresciuto come una A. Una lei. E che azioni posso compiere da duenna? Prendete quei fiori! Penso che non sia utile questa cosa. Benvenuti, fiori! Ma qual buon vento vi porta qui? Voglio quei fiori! Io non so cosa farmene di sto anello. Allora, non è un caso. Non è un caso. Se... Nella cattedrale di Anor Londo... Io, no, raga, devo mettere in ordine i cazzo di pensieri, perché non sto capendo più un cazzo. Cioè, mi avete detto, no, ma Dark Souls 3 è quello che non serve, il quadernetto. E porco Dio, non si capisce niente! Allora, tutto avviene un botto dopo la prima fiamma. Ci risvegliamo perché bisogna riportare i signori di Tizzoni lì in modo tale che servono non uno, ma ben cinque sacrifici per poter fare in modo che... Bene. Che... Ok. Fatto tutto quello che devi fare, quindi fatto tutto il giro che devi fare con le persone, trovi tutti quelli che devi, inizio a sospettare ardentemente che tutto questo stia avvenendo nello stesso posto dove è avvenuto ai tempi di Dark Souls 1. Vado quindi a cercare di capire, quindi c'è la Cile, palesemente ho la Cile, c'è la foresta, palesemente la foresta, il borgo è il borgo, il cazzo è il cazzo, e arriviamo quindi al 100%, ragazzi, ad Anor Londo, perché, cioè, letteralmente, se fino adesso abbiamo un po' tenuto nascoste le cose. Oh, poli, Ragazzi, questo poli, è poli. palese, cioè. Gwendolyn hanno. È la prima volta che sentiamo citare. No, non è vero, non è la prima, però tra le prime volte che si sente citare direttamente un collegamento con Dark Souls 1. Ma soprattutto, questa volta in maniera brutale. Quindi si va nella stessa zona, questa volta è identica, non è una congettura. Questa è la zona dove affronti Gwendolyn, che lei ti tiene in ostaggio per sempre in questo tempo dove lei fa le illusioni eterne, ti lancia le magie assurde. Anzi, lui. Insomma, porco Dio, loro, non so come cazzo chiamarli. E poi tu quando entri in questa... dove c'era? Dove c'era? La tomba di Gwyn? Una statua, dove c'era già nel gioco originale che tu indossi gli anelli che ti dicono ma sei mia figlia o mio figlio? Entrambi, metti sia quello del sole che quello della luna, si apre. Allo stesso modo qui vai avanti, ma non c'è più la tomba. Io provo a tenerlo un po' equipaggiato, sto anello. Devo mettere tanto in ordine i pensieri, ragazzi. Il quadernetto ce l'ho e sto scrivendo, ma...
sta roba mi sta mandando a troie, cioè, capito, non... Cioè, come fa Norlond a essere... a aver resistito per migliaia e migliaia di anni? Grazie mille, pentito per la tier 1. Un bacione, scusate lo sbadiglio, si va a letto. Grazie a Sgarolo per il quarto, il mese più importante del quadrato de si va a lettantibus, va bene? Grazie a Penzotto per i 23 mesi, bentornato al canale, grazie a Rocchio per i 15. Sto anello serve al cospetto di qualcuno o qualcosa. Adesso io dico una boiata. Ma cosa me ne faccio? Di fare azioni. Sono cagato addosso. Cosa me ne faccio di fare azioni che possono fare anche in questo caso le donne? Cioè, ragazzi, è la stessa cosa. Raga, è letteralmente la stessa cosa. Oh, poli. Ecco perché la gente dice seguito diretto, il 2 non esiste. Grazie al cazzo, hanno preso lo stesso posto. Gargoyle? Là bisogna andarci in qualche modo. Ma che poi? Ma che luna? Ma che poi? Io adesso so che ovviamente è un evento diverso, perché canonicamente tu la tizia con le grandi tette non la uccidi, però io l'ho uccisa, e quando l'ho uccisa è calato il buio ad Anorlondo, perché ad Anorlondo vi era il buio, ok? Vi è il buio. Perché ti mentono su Dark Souls 1? E l'unica roba che vorrei sapere è come cazzo si arriva lì, perché tu dirai: gira la torre. Ma che cazzo giro la torre? Mica va là la torre. Si arriva dal basso, eh? No. Da dentro lì? Quelle sono le... Sì, è Norlondo, cioè, capito? Io lo so che è Norlondo. Questa cosa qui, qua sotto, perché quazzo è nata? Cioè, sta città qua sotto. Che cazzo è? Perché io mi ricordo che solo quella è a Norlondo. No, è la cattedrale di Anorlondo, è diverso. Allora, io penso che sia praticamente matematico che girando tale coso noi ci alziamo. Beh, penso che sia reversibile, quindi provo a girare intanto. Esatto, e quello là lo perdiamo. Ma va. Ma dai. Assurdo, eh? Chi cazzo se lo sarebbe mai aspettato, capo?
dico l'errore tecnico. Siamo più vicini adesso. Ragazzi, ma... Ragazzi, ma lì c'è Sullivan. Lì c'è Sullivan. E questa è la chiesa. E questo è il campanile? Sotto cui c'è il sarcofago lì. Come cazzo arrivo lì? Non si arriva dal basso. Non si arriva da lì. È che mi girano i coglioni, perché io so che se entro lì magari un falò si trova. Bro, ma è lì un falò, porcaccio dio. Ma c'è lì un falò, mannaggia i cantici. Oh, Polly, Polly, Polly. Oh, Polly, Polly, Polly. Grazie mille Luke per la tier 1, un bacione enorme. Godox, grazie per il raid. E Lord, grazie mille per la tier 1 regalata. Vabbè, tu dici, vabbè, grande Poli, eh? L'hai capito, sei un bomber. Non me ne frega un cazzo, perché l'avevo capito 10 minuti fa. Cioè, non l'avevo capito, però avevo dei fortissimi, fortissimi sospetti. Quello che adesso mi girano i coglioni è come vado lì. Come si va in quel punto lì. Ma innanzitutto, se siete d'accordo con me, si fa una bella nuova paginetta, si scrive Anorlondo. Tra parentesi, una piccola bestemmia, perché lo sapevo. Quindi ragazzi, quello è la Cile, quindi ragazzi, quello è il Borgo dei Non Morti, quindi ragazzi, quello è porco Dio, è tutto, siamo a Lordran. Ma sapete qual è la cosa? È che non mi serve a niente sapere che siamo a Lordran. Mi sono fatto diventare stupido per 2 settimane. Focolare su campanile. Campanile. Punto di domanda. Io quello non so come si raggiunga. Grazie Kaiser, grazie per i 13 mesi. Bentornato e grazie Sara. Grazie mille Sarona. Un bacione enorme Sara. Mi sto distruggendo la psiche cercando di comprendere cose che un essere umano comune non può umanamente comprendere, secondo me. E infatti mi viene sempre un sacco di mal di testa dopo ogni volta che gioco a Dark Souls. Dormo benissimo ogni volta che faccio 5 ore di Dark Souls, ragazzi, dormo da Dio, però non capisco una minchia. Allora, ragazzi, mi concedete una cosa. Io voglio fare una cosa che so che c'è su Elden Ring. E se non la faccio
Beh, non me ne fa un cazzo, lo faccio lo stesso. E se non lo faccio, mi dispiaccio. Ok? O forse no. O forse ho capito come si raggiunge. Forse ho capito come si raggiunge. No. Ah, se lui ruota così... si ragiona a livello fisico. Se lui ruota così e io uso il momento generato dalla rotazione per saltare, non ci arrivi comunque. Non credo che si studino le reazioni vincolari per fare un salto alla Dark Souls. C'è stato un piccolo... Però il fatto è che se ruota così e io sfrutto il momento maggiore per saltare, un po' come... Io so che è assurdo, ragazzi, tutto questo, però pensi a qualsiasi cosa su questo gioco di merda. C'era un fottuto uomo vestito da statua, non mi dovete rompere i coglioni. Se tu sfrutti il momento nel punto massimo, è come fare girare una ruota e quando è verticale spari, il salto è più lungo. Il problema è che fisicamente non credo di riuscire ad arrivare lì e a saltare da lì a là nel tempo in cui muovi la leva. Sta di fatto, ragazzi, che questo fottuto campanile ci si arriva da sopra. Perché quella è Sullivan merda. Lì è Sullivan. Lì è la chiesa col tizio nascosto, tizio qualunque. Lì è scendi, vai nei meandri della merda. Lì è sarcofago. E lì è campanile. Campanile che si raggiunge non da sotto. A meno che non ci siano pareti, micro pareti invisibili. Senti. Oh, segna un più uno e vai a fare in culo. Ragazzi, io so che c'è su Elden Ring. Io so che c'è su Elden Ring. Mole robe. Però vabbè, ragazzi. Ma ha cambiato posizione. Scusami. Qua sei. Come facevo prima che ero sotto a guardare? Ma la torre si è spostata rispetto a prima. Se tu salti tipo adesso, vai dentro. Ti vorrei provare anche quella. Ma andiamo in ordine.
Allora, sapete cosa vi dico? Che probabilmente segnerete più 2. Va bene? Probabilmente segnerete più 2. Porco! Miyazaki di merda! Che Gloria si incazza. Zitto, zitto, zitto. Zitto, zitto. Spaccato tutto. Spaccato tutto il quadernetto, ragazzi. Bro, io ve lo giuro, io ho detto sì. Che poi, Dio cane, ci sono anche da 7 il senza minchia. Ho il terrore di muovermi, però. Vabbè, sarà dritto destra. Oh, Poli, Poli, Poli. Posso fare un test di una cosa? Pensavo che le donne potessero camminare sul vuoto. Unlucky. Oh, ma perché ho tolto questo anello? Poi ho tolto quello sbagliato. Vabbè, non importa. Oh, Poli, Poli, Poli. La prigione. Boh. Name thyself, stranger. For long. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. Perché la voce così alta, signorina? What beckoned thee to such a place? Beh, c'era un falò. Io ho aiutato Miriam Leone. Come si chiama quella che ho aiutato? Io ho aiutato la tizia e lei è una serva. Ma non è che farmi diventare un fedele della Luna Oscura mi fa perdere l'essere un uomo vacuo? Non penso. Thou thinks too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou's journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. Bello! Swear this oath and face thy solemn duty. Ci spaccheranno il culo, sorella. Ora, lame della luna oscura. E io mi inginocchierò, cara. Oh. Good blade of the Dark Moon. If I can provide thee suck. La prueba of successo!
Pruebo a of duele barco su esso. Quella di, in spagnolo di prima. No. Questo... No, ma è un orecchio. È l'orecchio che abbiamo trovato sotto. Tieni orecchio. Orecchio. No, ma gli ho dato cambiato covenant. Io volevo farla questa del sangue di lupo. Laghi. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Lucky. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Ma ha detto nostro padre Gwyn e nostra sorella Gwyndolin, come cazzo si chiama? May I pose thee a question? Fammi tutto quello che vuoi. This tower, this prison, stands tall and solitary. Come ho fatto? Giocato, visto una clip di uno che si buttava su un ponte, su Elden Ring, però arriverà fra un po'. By what path didst thou here ascend? Trucchi, cheat. Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Guarda, nel senso, sì. No, proseguo la mia campagna in sincerità verso tutti, verso tutto e tutti. Quindi non posso volare, cioè, che io sappia, magari una combinazione di tasti, ma... No, of course not. Non è vero. Forgive my prying. Think no more on mine asking. Oh, ma non ti preoccupare, t'ammazzo? I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father and the gods. And but long ago, our company lost its last prop and only its covenant was preserved. Erdem taketh many forms, indeed. Lei mi ha detto, presente Dark Souls 1. Ecco, è andato avanti un sacco di tempo. Quindi Gwyn ha vincolato. Sono arrivati altri. Noi vegliamo su chi vincola. E le responsabilità vanno alle persone più inaspettate. Forlorn. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire. Ma secondo me vi devo chiedere una cosa. Minchia, io no. Ma si va a letto. Io vi devo fare una domanda che mi serve per capire. Adesso, a parte le stronzate, ve la devo chiedere. Dio cane, ma quanto, porco Dio, ma io, è possibile che sia la stessa persona che poi prende ad accettate i cazzo di alberi? Dicevo, lei intende, adesso lasciate perdere il meme, lei intende nostro padre, inteso come nostro padre? O nostro padre inteso come il nostro padre? Capì? Il padre, il nostro padre. Lei intende il nostro padre o il nostro padre Dario Moccia? O il padre Carlo Negri? Carlo Negri o Dario Moccia? Carlo Negri, giusto?
il mio padre. Non capisco. Padre biologico. Nostro padre. Yorska, Gwendolinner e Gwendolina. Ha tre figlie. Ha avuto tre figli. No! Due figlie e un figlio figlia. Sì, sì, padre, certo, certo, raga. Un padre, il suo padre. Quindi... suo padre. E lei ha detto sorella una certa. Ha detto sorella... sista. L'ha proprio detto una certa, eh. Un ciondolo d'argento decorato su una spada. E una luna oscura. È lo stemma di cavaliere della luna oscura, equipaggiato per giurare la fedeltà alle sentinelle. Quando uno spirito oscuro entra nel mondo di un membro della villa blu, della via blu, le lame della luna e i fedeli di un antico patto lo assistono per rincacciare l'invasore. Sta di fatto, che non riesco a capire, ma quante cazzo di figli ci aveva Gwyn di merda, eh? I monaci dello sperma. I monaci dello sperma. Avete presente quel sorriso che fate, ma un po' anche un po' rammarico, no? Di eh sì, quanto tempo è passato. Non abbastanza, evidentemente. Evidentemente non abbastanza. Maestro, io la sento, porco Dio! Oh, te devi smetterla, ti... Cosa tocchi? Cosa tocchi? Non c'è niente? Ma come non c'è niente? Un'opera d'arte. Lanciulata. Ma io dove sono caduto? Come non c'è niente? Un capolavoro di Jean Fofon. Ah, il francese. Ma si sono incollati 15k. Ma che è l'Arthur Italian Series? Ah no, eccole.
Opla. Ma, raga, è lo stesso campanile, spero, no? Sì, sì, è lo stesso, bomber. Bro, è lo stesso posto. Dimmi, Dio, porco. Un ponte invisibile per andare in una torre segregata dietro a uno scrigno dove io pensavo che ci fosse dentro qualcuno, invece c'era un tizio nascosto all'interno di una statua che ne prendeva le sembianze e che se lo colpisci ti dà delle informazioni assolutamente vacue ed inutili e adesso è pure sparito. Carbonara, grazie per i 4 mesi, bentornato. Qua mi state tutti sui coglioni in questo gioco di merda. Tutti! Anche questa vecchia di merda! Tieni le ceneri della sborra. Tieni le ceneri dei cazzi. Dimmi cosa compri. A roba di Anor Londo, lo so già che è Anor Londo. Merda. Lui è l'uccisore. Lui è l'uccisore di donne. Di donna. Lui è quello che si è fatto tentare dall'anima di una guardiana del fuoco e l'ha sgrodata. Ma che cazzo è sta roba? Offre notevole assorbimento ai danni, in particolare degli attacchi da taglio della katana, che sono tra le armi più comuni nei campi di battaglia del lontano oriente. Non è l'armatura del ninja che uccidi su Dark Souls 2, vero? Non è lo stesso. Ashen One, be sure to bring... Martella di Okan. Tu fra un po' vai in missione, eh? Cerca di svegliarti fuori un attimino. Dove è andato, uomo? Orberg, tu morirai, ho già capito, eh? Che ma quando prendono questi momenti io devo ammazzare un NPC oppure mi prudono le mani. Tu dove cazzo hai messo Yoel parte 2, eh? Speak honorable. Ah, greetings, our lord and liege. Good tidings. Oh, Polly, Polly, my spouse Polly is ready. The time is ripe to greet her. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. So thou mayst a true monarch become. Devo trovare una sala nascosta della luna oscura. Luna oscura per sposare Henry? Henry! Quindi dove sono andato c'è una stanza nascosta! Ah, great. Good tidings. The time is right. The girl awaits thee. So thou mayst a true. Tocca prendere a spadate 156 muri diversi. Stai zitto! Devo prendere a spadate muri. Tutti quelli che trovo. Lei è un muro. Prendi a spadate al volo. C'è un piccolo livello, ragazzi. Very well. Then take... Quanto costa livello? Quanto costa livello? 20.000! Farewell, anche quando sono arrivato così alto io? Minchia, Johnny! È un carabaggio! Dai, caldorei. Avanza di livello, c'è bisogno di forza per essere un leader con successo. Conferma. Nel puzzo. Allora.
Anor Londo. Come cazzo ci arrivo adesso alla stanza lì? Davi, grazie per i 10 mesi, bentornato nel canale, un bacione, welcome back. Caro, grazie mille a Gold Ace per il mese più importante che il secondo, Depefo. Comunque io vi voglio far notare questa cosa. Io che fosse Lordran... Oddio, dove è andata la torre? Ah. Io che fosse Lordran l'avevo capito all'inizio del gioco. Ma voglio fare una riflessione con voi. Il fatto che io l'abbia capito... Che cazzo mi serve? Non serve a nulla, effettivamente. O no? È vana questa informazione. È vacua questa informazione. Che me ne faccio di sapere? Non me lo fa targhettare. Ma io non devo sposare te, spero, Diokan. Sei un mostro. Tutto rispetto, eh. Sei un pochino, un po' lontana dai miei gusti. E poi sei un uomo, porta rispetto. Poi uomo, gene. Welcome, our gracious lord. Your spouse awaits you. Ah, ecco. You are very near. Please take the sword of avowal. May you be the truest lord of Londor yet. Che fai, oh? Ma lui è il parete, tipo, è il parroco. Your spouse awaits you. You are very near. May you be yours. May you be. Il rito del vincolo genera un vero signore vacuo. Si dice che sarà il rito del matrimonio ad annunciare il vero signore dei vacui. Anir, la persona che sposerai, attende pazientemente un signore legittimo nelle profondità del mausoleo. Penso sia morta, eh? Se è morta, riuccido lui. Ora, East, io torno indietro e lo ammazzo, eh? Io ve lo dico adesso, lui morirà. Non è morta. Oh oh. E chi ci sposa? Che sono una donna. Beh, un botto maschilisto sta cosa, Ma è maschilista al massimo. Bro, ma è maschilismo puro. Ma siamo matti. Ma Miyazaki, bisogna fare 100 tweet contro di lui entro mezzanotte. Cioè, se lui ti vede come una donna non puoi sposarti. Donna con donna non si può sposare e uomo con donna sì. Giapponese, io non lo volevo dire. Signori Twitch, bannatemi pure, me ne andrò con grande onore. Questa cosa io la denunzierò. Denunzio Brogli. Ah, è questa la stanza nascosta della luna oscura. Io mi auguro che adesso con un rito Henry si alzi in piedi e si svegli. Oddio, ma...
perché non la posso vedere in faccia? No, 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 non è così che si sposa qualcuno! Ma poi proprio in faccia. Cioè, ma proprio in faccia. E chi glielo dice a Gloria, ragazzi, adesso che dobbiamo fare sta roba noi fra 99 giorni, peraltro, ci sposiamo. Ma secondo voi, io posso aver capito qualcosa? Cioè, adesso vi faccio un recap delle info che ho. Io salvo Henry, la mando avanti per mille legioni, la libero e mando morire Horace e succede... ok. Poi una tizia mi dice... devi sposarti, boia. Io quindi capisco che Harry e mia moglie la proteggo. Poi quando arrivo all'altare, dopo aver trovato un tizio nascosto all'interno di una statua, vengo all'altare e la mia futura moglie è... credo morta, spero, perché sennò è tremendo quello che abbiamo appena fatto. Credo morta e per non per essere sicuri che questa informazione sia appunto reale, gli piantiamo una spada cerimoniale nel volto, trapassandola da parte a parte. Quando non sono nemmeno sicuro che lei fosse morta, visto che non vi è tracce per comprendere che lei lo fosse, se non che era lì. Ma chi l'avrebbe uccisa? Anche se fosse? Ma poi, chi cazzo si sposa con una spada? Ma inoltre, io sapevo che per sposarsi la controparte dovesse essere viva. Oh, Polly. Perché questa cosa è un casino. Ma io... sbaglio io... Andiamo da Cavaliera Nera. È quello che... Non è giusto quello che sta succedendo.
Non è giusto quello che sta succedendo. Poli. Tu adesso mi dovrai veramente convincere tanto bene di non tagliarti la fottuta gola insieme agli altri due pellegrini, tra cui Yoel, che mi regalava i livelli. Tu mi hai detto ti devi sposare e io l'ho fatto. È morto Yoel. Anzi, tu mi hai detto dai, seguimi. È morto Yoel. Poi mi hai detto andiamo avanti. Ed è morta Harry. Poi andiamo avanti, il tizio che mi ha dato la spada è morto. E tu mi hai detto che devo uccidere Orbeck. Quindi Orbeck non morirà mai, Dio boia. E se devo scegliere, non avrò dubbi. Quindi io questo dialogo credo che sarà determinante per capire se questo essere di merda. Ah, our Lord, I presume my holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Our Lord, and I prithee, play thee when the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord, and I prithee, when the moment the ape of the god are. Be safe, our Lord and liege. I prithee, rest the flame. Back again, I suppose. I don't mean to seem overbear in exchange in the form of I hope you're not. Come again. Io non so che cazzo fare. Io non so che cazzo fare. Quella mi dice strappa il fuoco, togli il trono. Io non riesco a capire chi mi sta prendendo per il culo, ragazzi. Non riesco a capire chi si sta prendendo gioco del mio culo. La tizia lì sembra che mi stia lisciando le palle solo per fare in modo che io faccia quello che vuole lei. Lui è inutile come la merda e non fa niente per fare in modo che io eviti di piantare la mia spada più 3 nel suo petto. Lui mi ha solo detto: oh, zio, occhio se uccidi qualcuno, ci sono ripercussioni. Piu piu! Mai più detto niente. Lui palesemente ha conoscenza del fatto che io dovrò ucciderlo e lui: bro, ma mi hai portato le pergamene? Porco di. Cioè, sembra quello, le pergamene over vita. Pergamene! Testa bassa, pergamena! Il fatto è che lui è l'unico step che mi separa adesso dalla chiusura. Però lei mi ha detto, cioè lei non vuole che io vincoli il fuoco, è questo il fatto. Yuria vuole che
che io lo tolga il fuoco. Lei vuole che finisca l'era del fuoco. E con essa tutto ciò di buono e di cattivo che ne deriva. Non è come ai tempi di Anor Londo, che i tizi mi avevano detto: bro, fallo, grande fuoco, grande baldoria, io mi devo incendiare per voi. Lei mi ha detto: quando sarà, levati dalle palle, togli tutto, spegni tutto, capo. Spegni tutto. E io ho la sensazione che il merda qua, Renato Zero, quando sarà il momento, tipo, io mi immagino un finale dove tu sei lì col fuoco, lui arriva e vi scontrate. Perché lui invece vuole ravvivare. Perché? Perché ognuno ha le sue cazzo di ragioni in questo mondo e ognuno porta acqua al suo fottuto molino. Io non vi lascerò. Allora, mi ricordate al volo la definizione di climax o climax? Credo sia tipo un finale sospeso, giusto? Vuol dire una roba del genere. Non è quando sborri, per favore. Non avete scritto tutti quando sborri, ragazzi, tutti. È l'apice. Ah, il climax è l'apice? A me sai cosa mi sta sui coglioni? A me stai sui coglioni la paura di sbagliare, ma non in sé. Perché se io sbaglio, io cado in quella che è la trappola che Yuria vuole che io faccia. Quindi è la lettura che Miyazaki ha voluto per me. Cioè, se io rispetto il suo volere e bevo il sangue di questo uomo di merda, è perché io sto trastando completamente lei. Cioè, io sto proprio riponendo totale fiducia sul fatto che quello che mi sta dicendo lei è per forza la cosa giusta. Che poi giusta. Cioè, diciamo che questo dialogo mi ha fatto capire, perché se lei mi avesse detto: bro, devi vincolare il fuoco e tu adesso sei il signore, lo potrai fare, l'avrei uccisa, vi giuro, sullo spot. Lei mi ha detto: spegni tutto, zii. Togli benzina, togliere taniche, rimuovere accendini, svuotare serbatoi, spegni tutto. Quando sarà? Lei ha detto: togli, usurpa. Cosa ha detto? Sì, questo episodio ve lo dico adesso, così almeno sapete quale sarà il climax. O lei o lui muoiono, ve lo dico già adesso. Primo, perché non aspetterò fino a martedì per sapere chi di due è un merda. Uno di due muore. Sto scegliendo chi. Te è veramente Dio Can Yuria di Londor. Non so neanche dove sia Londor. Oh Lord and Liege, I prithee. Play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be. Be
be safe, our lord and liege. I prithee wrest the flame from its mantle. Porco. No, a me non dà fastidio l'esito. A me dà fastidio che io non voglio fare il gioco di quel tizio là. Di Miyazaki di merda. Ah, speak for... Oh Lord, I prithee, when the moment cometh, to link the fire. Wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, but the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face. Be safe. It seems too late. And there's only one thing to do. With regret. But why? Is that all I'm worth? Gracious and awful, almost as if it had lived mere moments ago. Oh, forgive an old woman's idle prate. Effettivamente. I'm sure an ashen one such as thee would never indulge such base contrivances. Se ammazzo lei, cosa succede, ragazzi? Ashen one. Speak freely, thy lordship. Our lord, I prithee, when the aid of the god are. Be safe, our lord, I prithee, re. Fatto. Fatto. Sapete cosa mi ha convinto? Sapete cosa mi ha convinto? Ah, speak free. Oh Lord, when the eight of the gods are Lord of Hollows. Che mostra il vero volto dell'umanità. Che mostra il vero volto dell'umanità. Io mi sa che ho capito qualcosa su questo gioco, eh. Io mi sa che ho capito un po' di cose su questo gioco qua, eh. Io ho capito un po' di cose su questo gioco. Che adesso io ve lo dico in maniera brutale, che in realtà la fiamma, il fuoco, tutto sta merda, non chiedetemi perché, però c'è, ma come è sempre stato dipinto il male, la non presenza del fuoco, in realtà è la presenza del fuoco che è il male, perché la presenza del fuoco fa in modo che vi siano di parte le ombre che nascono rispetto tale, e che quindi ha senso la frase una menzogna rimane una menzogna, cioè una bugia rimane una bugia, perché puoi farlo quante volte vuoi, è destinato a spegnersi sto cazzo di fuoco. E
Sto cazzo di fuoco è inutile che serva prima uno, poi due, poi cinque re. È destinato a spegnere, si deve spegnere. E serviranno altri 10 re, 20 re. Si spegnerà. Quindi per quello è una bugia, rimane una bugia. Perché è tutta una presa per il culo. Ed è per questo che si chiama Dark Souls. Perché di base è oscuro il tutto. E sto cazzo di... Quindi sto cazzo di missione che stiamo facendo noi, di trovare 5 re, una volta ne bastava uno, adesso ne servono 5 millenni dopo, e fra 10 millenni ne serviranno 10. Semplicemente è... Ed è per questo che lei dice togli il fuoco. Se tu togli il fuoco, farai vedere a tutto e tutti che cosa è giusto che siamo prima che finisca tutto questo. Capito? Tu toglilo, sto cazzo di fuoco. Non fare in modo che venga ravvivato ancora. Perché se tu lo togli, finisce tutto? Come finisce il bene, finisce il male. Questa è la mia idea. Questa è la mia idea. Ed è per questo che finisce col 3. Perché tu lo togli sto cazzo di fuoco sul 3. In qualche modo lo spegni, lo rimuovi, lo bruci, non lo so. Ed è per questo che finisce. E poi non so cosa c'entra la vacuità, cioè essere vacuo ma non essere vacuo. Cioè in questo momento io ho l'aspetto di uno morto, quindi sono vacuo ma sono ancora perfettamente cosciente. Sto lottando contro la fiamma, sto facendo esattamente quello che fanno i non morti che mi affrontano. Ho la vacuità 99 e tutto il simbolo oscuro, che appunto è l'opposto della luce, te lo dà. Sì, no, sono marcio. Sono marcio, Harry, cioè... Sto tutto immarcito. Sono un nemico come gli altri. Me l'avevo visto ancora diverse settimane fa. Io sto tutto marcio. Sto tutto vuoto. E anche se mi imbraccio, anche se mi imbraccio tutto, rimango sempre vuoto. Rimango sempre marcio. Perché ho la vacuità alta. Perché io sono vacuo. Non è reversibile sta cosa. Perché non è reversibile, l'abbiamo detto anche il martedì scorso, non si può tornare indietro da una volta vacui. Eppure io, che sto combattendo contro i vacui sostanzialmente, in realtà ho ancora il controllo di tutto. E addirittura io, come signore dei vacui, andrò a prendere sto cazzo di fuoco e lo toglierò per fare in modo che non si possa diventare vacui. Sì, se io do le 40k ovviamente mi resetterà i simboli oscuri e la vacuità. Quello l'avevo immaginato, certo. La domanda che io mi pongo è: va bene tutto, ma qual è il fine? Perché è sempre stata quella la domanda. Cioè, cosa serve tutto questo? Perché? La risposta che mi do adesso è questa. Cioè, è per colpa del fuoco se io so così, in modo indiretto. Quindi tu puoi provare a tenere risanato, puoi continuare a buttare benzina sul fuoco, ma si spegne. Se non lo alimenti si spegne, è inutile. Fai le campagne, buttici dentro le anime, uccidi 500 giganti, 970 stronzi, si spegne sta merda, si spegne tutto. Poi questo è quello che lei penso voglia vendermi, quindi secondo me questa è l'idea di Yuria, del suo pensiero, proprio come su DS1 Anor Londo mi diceva: oh bro, sei un grande bro, ma tu sei il folle re dei re, tu sei popopopopoli, quando trovi il fuoco brucia tutto, che mandi avanti il tutto. Io gli ho creduto anche in quel caso. Infatti il primo a tentennare, a spezzare il ciclo, che è stato quel coglione di Vendrick, che caghella come si ritrovava, ha detto: ah sì? Io non faccio un cazzo, io vado via.
Io scelgo di non scegliere. Mi levo dai coglioni. Cazzi vostri. Mia moglie vi sgozza. Io mi chiudo in una cripta con il mio amico con le campane. Pace e arrivederci. Coglioni. E dietro lascia le trappole anche. E su DS3? Di nuovo. Si accendono le campane. Andiamo a ravvivare il fuoco. E ricomincia la merda. Ma questa volta peggio. Più difficile. Sempre di più. Questa è la mia idea. E... boh, avrà ragione Yuria. Che cazzo ne so. Sarà Yuria la menzionera e mi ha plasmato l'idea. Però questo ragionamento nella mia testa fila rispetto a tutte le info che ho acquisito da 7 mesi, 8 a questa parte, da quando ho aperto DS1. Da quel momento ad oggi fila tutto. Una bugia rimane una bugia, fila. E ravvivare la fiamma di Gwyn, fila. Il ragionamento di Anor Londo, fila. Tutto è perfetto, è tutto cristallino. Siamo di nuovo ad Anor Londo, perché? E questo non lo so. Però, perché forse è qui che è nato il tutto e solo qui è più sei vicino, più vale... Non lo so, lì magari, non lo so. Questa è la mia idea e spero che questo climax, così almeno abbiamo usato termini Michele Poggiani e Ciluruziani, vi possa essere piaciuto. Questa è ufficialmente la fine dell'episodio 8. Tunex, grazie per i 14. Pablo, grazie mille per i 3. Matrimonio diverso dal solito, caro. Sì, Jolly, grazie per il mese più importante di tutti, che è il secondo. Munes, grazie per i 47, bentornato, sono d'accordo con te. E Kevin, grazie per i 7 mesi, bentornato. Libera pure la chat, Enrico, prego. Io, ragazzi, ho questa idea, ok? Io ho questa idea, sarà giusta, sarà sbagliata, io non lo so. Io so solo che ho fatto pochissimo a livello di tracking, ma ho capito tantissime cose. E adesso devo un sacco mettere insieme, a parte tante robe, anche pezzi... indietro di Valle Boreale c'è da finire un bel po' di roba, c'è da fare tutto il dungeon che ti porta a Yorn, c'è un bel po' di roba da fare. Però al momento io ve lo dico, io forse, cioè, come finora le intuizioni, per quanto poi io prenda l'accetta e spacchi gli alberi, vado a mi hanno premiato. Io sapete che cercherò tesi che avvalorino, cioè elementi che avvalorino questa tesi, Questo è quello che penserò. Però lo vedremo a tempo debito. Diciamo che DS3, più che essere un Dark Souls, è quello che mette tutti i puntini su tutte le i, capito, no? Tutto quanto. E io non so se il ponte invisibile, se il muro invisibile, se questo vi faccia dire non in blind, la risposta che io mi sento di dire a queste persone: mi dovete ciucciare il cazzo, Dio porco, perché mi dovete spiegare, e qui ritorniamo a un concetto che già spiegai mesi fa, per quale motivo Dio porco nella testa delle persone dovrebbe portarmi vantaggio fingere di non sapere e poi fare una cosa. Dio boia, sta roba mi manda a puttane le sinapsi. Mi spiegate qual è il guadagno per un Poli, per un Sabaku, per un Sidonia, fingere di non sapere una cosa? Spiegatemelo. Io questa cosa non la comprendo. Veramente. Prima, quando stavo salendo le scalinate di cazzi, quando l'Audret mi sembra abbia scritto succhia i cazzi giorno, ora non mi ricordo, a parte che avrebbe anche ragione, succhia i cazzi giorno dopo, eccetera, hanno detto, no, non puoi, ho letto un messaggio sopra, era, non puoi essere in blind, ha fatto una citazione a una clip. Ma Dio porco, ma ho citato una clip? Che cosa significa? Ho citato una clip, quindi conosco... Non so neanche cosa, capito? Cioè, non riesco a comprendere. Mi impazzisco io completamente. Io vado fuori di testa perché veramente, come vi ho detto su God of War, ragazzi, so che ci sono le Chaos Blade, so che c'è l'umanità, so che c'è il demone capra e so che è forte, ma non so nient'altro. Mi spiegate perché uno dovrebbe inventarsi qualcosa? Cioè, io veramente, io vorrei parlare con coloro convinti seriamente, digli, bro, mi spieghi perché?
Perché boh, cioè, non lo so, io veramente non lo capisco. Vabbè, detto ciò, hai visto clip, eccoci qua. Grazie mille Dudi per il mese più importante. No, per il sesto, chiudi il gas, è quello che vogliono fare. No, 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 ma Enrico, ma ti puoi immaginare, cioè, da me si dice, te puoi mai in arte, cioè, ti puoi immaginare, non me ne frega un cazzo di niente, io vorrei veramente, io come sempre, non mi interessa flammare a cazzo e insultare i coglioni, io voglio capire, vorrei capire veramente cosa potrebbe portare a una determinata, al pensiero, cioè, secondo queste persone, che vantaggio mi porta, capito, no? È questo che non riesco a comprendere. Cosa pensate che porti questo vantaggio? E poi sono il primo, Dio boia, che non accedo al mio canale YouTube per non leggere i commenti, ok? Non rispondo a nessuno, se non leggo niente nel mio gruppo Telegram, nel periodo di Dark Souls lo vedete, cioè leggo, ma se ci sono quelli che stanno parlando neanche per dubbio di rischiare, perché non voglio vedere un cazzo, perché come voi l'avete giocato al tempo, ve lo siete goduto senza sapere niente, oddio, magari avete cercato qualcosa su internet, come avrei fatto io per Harry peraltro, e sono felice di averlo fatto in questo caso, che Enrico sia venuto con me in chiamata, avete avuto questa occasione, io non capisco perché vi sembra così surreale che altri abbiano avuto, vogliano avere la stessa esperienza, non la capisco sta cosa, davvero, non... Penso vogliono rendersi interessanti in live per dire che loro l'hanno fatto nel modo giusto e tu no. Ma non so nemmeno se esiste un modo giusto, capito? Cioè, io mi sono messo a prendere ad accettate un albero pur di pensare da quanto ero convinto che, e sapevo che questo gioco nasconde i cazzi dietro ai cazzi, mi sono messo a detto, ma Dio, ma vuoi vedere che veramente devi buttare giù gli alberi? Capito? E quindi mi sono messo, ho detto, ma ho capito il gioco, io sono più furbo. E poi magari ho passato un'ora, no, 40 minuti per... Vabbè, quello non era nemmeno facile, che c'era un tizio nascosto nelle ombre. Cioè, davvero, non lo so, non... Ma no, ma guarda, non è neanche backtracking in realtà, Raging, perché ho fatto... L'ho detto, ragazzi. Enrico, io l'ho detto, raga. La quest di Harry, fidandomi del mio testimone Luca, che saluto, testimone di nozze Luca, uno dei miei migliori amici da tutta la vita, mi ha detto, guarda, la quest di Harry è stata la mia preferita. Di sempre. Mi ha detto questo. Io ringrazio, lo saluto, Luca, se sta vedendo questa parte. Ho detto, cazzo, allora se lui ci troviamo molto, magari anche la mia preferita. Se lui non mi avesse detto sta roba, magari non avrei cercato su internet. Però ammetto che mi aveva già molto... come si dice? Interessato la quest di Harry. Quando mi ha detto sposa, non sposa, capito? Cioè, lì mi interessava. Sarei arrivato al punto di... Non lo so. Non ne ho idea, voglio essere onesto, non lo so. Però di sicuro, da solo, io avrei cercato su Google How to find Henry. Fine. Bravissimo, Enrico. How to find Henry on Boreal Valley. Credo... vabbè, Irithyll. E l'avrei cercata e avrei trovato anche il tizio nascosto nella statua. Perché è una roba figa, la volevamo portare avanti, banalmente, no? Enrico mi ha fatto ragionare, abbiamo perso un'ora a cercare i fantasmi, eppure eccoci qua. Ti sarebbe uscito un pornazzo, ma speriamo, oserei anche dire, no? Per dire. Io non l'abbiamo blind, ho ammazzato Yoyle e non ho preso mezza quest. Ma esatto, Nylon, cioè, io nel primo... chi è che ho ammazzato nel primo? È un botto di gente, ho ammazzato su DS1, eh. Sì. ne ho ammazzati un po' di NPC su DS1. Vabbè, ma mi sono bevuto la fiaschetta perché ero convinto che dovessi berla io per potenziare l'Estus, ragazzi, cioè... Ah, ho capito, Harry. Ok. Io ho ammazzato Soleil. Teoricamente anch'io. O no? Come dite in chat, l'idea è quella giusta, il modo di essere... Ma infatti, ognuno ha la sua... Speriamo, Jackie, ragionamento sensato e realtà, però non lo so.